Con i suoi 6.500 visitatori totalizzati al 10 febbraio, è tra le 5 mostre più visitate della stagione. Pollock e la scuola di New York, racconta Pollock e la sua influenza sugli artisti newyorkesi. Si chiamava Action Paint, pittura d'azione. Anticonformismo, introspezione psicologica, sperimentazione, energia, rottura degli schemi. Questi erano i tratti che guidavano i pennelli degli Action Paint. La rivoluzione scoppia a maggio, siamo nel 1950. Il Metropolitan Museum di New York organizza una mostra d'arte contemporanea ed esclude gli Action Painter. Gli artisti protestano. L'Herald Tribune li definisce gli irascibili, ma da quel momento l'espressionismo astratto, con la sua energia e il suo carattere di rottura degli schemi, diventa il segno distintivo della cultura pop moderna. Per la prima volta nella storia dell'arte, New York diviene polo d'attrazione internazionale. Nell'astratto è il segno del nuovo. Verso la fine degli anni 40, Pollock aveva scoperto la tecnica del dribbling, gocciolamento, e del pouring, versare colore sulla tela stesa sul pavimento. Le dimensioni delle tele si gigantizzano, non più le mani, ma tutto il corpo dipinge per raggiungere l'armonia. Le opere eseguite con questo metodo possiedono un'energia primordiale. L'opera si dipinge da sola, l'artista è il suo esecutore. Ed eccolo, il Number 27, uno tra i più famosi dipinti di Pollock, in cui le pennellate nere sono in equilibrio con i colori chiari per raggiungere l'armonia assoluta della forma. «Quando sono dentro il mio quadro, non so cosa sto facendo», diceva. Tra gli artisti della scuola di New York spiccano Franz Klein, Willem de Kooning, Mark Rothko. E se Pollock rappresenta la forza, Rothko rappresenta la lirica. Pensiero, lentezza, meditazione, luce e colore. Evocare un momento contemplativo, questo era il fine di Rothko. La buona pittura è una porta aperta sullo spirito dell'uomo. Pollock e la scuola di New York, Roma, complesso del Vittoriano fino al 24 febbraio.